Nell'ambito del time management, per perdita di tempo si intende l'impiego di una certa quantità di tempo a favore di un'attività che non produce alcuna utilità o comunque un'attività non correlata agli obiettivi stabiliti. Tanto nelle attività lavorative svolte con gli altri, quanto in riferimento alle attività lavorative svolte personalmente, è molto utile condurre un riesame periodico delle attività al fine di identificare le perdite di tempo, riconoscere le circostanze in cui si verificano e le cause, comprenderne e misurarne le conseguenze e intraprendere azioni correttive o preventive per rimuoverne la possibilità di accadimento o rimuoverne le cause. Le perdite di tempo più comuni sono determinate dalle seguenti 8 cause: la mancanza di determinazione degli obiettivi, la mancanza assoluta di programmazione, la programmazione sbagliata, la demotivazione, le distrazioni e ancora gli imprevisti, lo stress e le risorse inadeguate. Dando per scontato che le cause di natura organizzativa relativa alle perdite di tempo possano essere rimosse da un corso di formazione sul training management e sottolineando l'impossibilità da parte di questo corso di rimuovere lo stress, affrontiamo la modalità con cui si possono gestire le cause relative alle distrazioni, agli imprevisti e alle risorse inadeguate. Se si vuole dare se si vuole dare un maggior rigore all'attività lavorativa programmata, è bene individuare in anticipo quali possano essere le risorse necessarie da impiegare in relazione alle circostanze e alle modalità con cui il lavoro è stato programmato. Il budget, consiste nel definire, appunto, in anticipo, proprio prima di iniziare, tutto quanto occorre per poter compiere quanto programmato. Il budget prevede quindi l'impiego di risorse umane, di risorse tecniche, di risorse economiche e finanziarie. L'analisi di budget può essere compiuta attraverso l'impiego di una tabella. In corrispondenza di ciascuna attività lavorativa si inseriscono preventivamente le risorse da impiegare. Facendo così, il budget ci dà un'indicazione chiara e univoca di quale è il limite, di quali sono i limiti alla nostra operatività nel perseguimento dell'obiettivo. Per ciò che concerne invece gli imprevisti e le distrazioni, possiamo utilizzare una tecnica abbastanza interessante, che è la tecnica if-then. Con la tecnica if-then, il momento di analisi consiste nell'anticipare le decisioni da assumere in caso di insorgenza di imprevisti possibili e distrazioni. Grazie all'impiego del corpo, diciamo if, quindi della parte di colonna if, che in italiano significa se, aggiungiamo nella tabella una serie di eventualità. Il campo poi che segue è il campo then, che in italiano significa allora. In pratica si tratta di ragionare sulla seguente proposizione: se, quindi if, se accade questa determinata cosa, questo determinato imprevisto, then, quindi allora, mi comporto in questo determinato modo. Rispondendo in maniera compiuta a una buona parte dell'eventualità, si anticipa il momento decisionale, individuando la reazione migliore da adottare in caso di imprevisto e distrazione. Si evita così, ovviamente, di rimanere bloccati ed intrappolati nella impossibilità e quindi di andare avanti e di dare compimento a quanto è necessario per perseguire e raggiungere l'obiettivo.